Il network marketing in Italia. In questo video ti parlerò di quella che è la situazione del network marketing in Italia nel 2021, ormai quasi 2022, perché tante persone mi chiedono qual è la situazione del network in questo momento, come sarà in futuro. Quindi te ne parlerò in questo video. Perché è assolutamente utile questo video? Perché se stai valutando di entrare è fondamentale conoscere le dinamiche di un certo settore. Se sei già dentro avrai delle argomentazioni in più per parlare con i tuoi potenziali incaricati. Quindi guarda questo video con attenzione fino alla fine. Fine. Se non mi conosci, mi presento, sono Lorenzo Cicetti, sono l'autore di questo libro, Libero col Network Marketing, il metodo pratico con cui sono passato da bancario a costruire un business a 6 cifre. Quindi, se non lo sai, io sono un networker, opero ogni giorno sul campo da 15 anni. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per ricevere tanti contenuti gratuiti sul network marketing come questo. Allora, iniziamo a guardare alcuni dati del network marketing, quindi dati della vendita diretta. Pensate che nel 2020 in Italia sono stati fatturati 2,5 miliardi in questo settore con una crescita di circa il 2%. In Europa 32 miliardi in totale, di cui la maggior parte in Germania 16 miliardi, poi la Francia e poi c'è l'Italia. Nel mondo 180 miliardi, il primo paese in assoluto sono gli Stati Uniti d'America, dove è nato e dove è molto più diffuso. Gli incaricati in Europa sono 16 milioni, di cui l'80% circa donne. Allora, pensate una cosa, fino al 2020 era un settore che cresceva, ma cresceva circa un 2% l'anno. Nel 2021, con quello che è successo, udite udite, è cresciuto di circa l'11%. Cosa significa questo? Trovatemi un settore che cresce dell'11% all'anno a livello generale e si tratta di un settore in forte crescita, una crescita molto forte. Un settore in crescita molto forte se ne deduce che ne è una grandissima opportunità e è un'opportunità grande soprattutto in momenti di crisi economica. Quindi nei momenti di crisi economica, nei momenti di incertezza, le persone si guardano intorno, vedono quello che possono fare e l'opportunità più alla portata di tutti, anche quelli senza soldi, senza competenze, è questa. Questa è la prima ragione. La seconda ragione è che con la digitalizzazione della società, perché se non te ne sei accorto, soprattutto con la pandemia, con quello che è successo, la società si è sempre di più digitalizzata. Significa che ormai le persone stanno sempre più facendo tutto quello che dovevano fare, fino anche alla spesa. Quindi in tanti posti sta aumentando drasticamente anche la spesa per il cibo, le verdure, gli alimentari, addirittura quello su internet. Amazon è l'azienda più grande al mondo, profitti su profitti, ma significa che le persone stanno tanto su internet e i social media. I media, social media, quindi sono dei reti sociali dove le persone possono incontrarsi. Possono parlare, possono comunicare. Questa dà una grandissima opportunità al networker di farsi conoscere, creare un proprio brand e connettersi velocemente con quante più persone possibili. Quindi è l'opportunità perfetta, il connubio tra crisi economica, digitalizzazione e social media che sta facendo letteralmente esplodere questo settore. Andiamo a vedere qual è il problema, perché dici Lorenzo, qua è tutto rose e fiori. No, in realtà questa esplosione, tutta questa crescita dà delle opportunità anche a truffe vere e proprie, degli schemi Ponzi. E la maggior parte di questi schemi Ponzi sono totalmente illegali e danno adito e espongono le persone che le fanno a multe salatissime.
o anche sono previsti dei reati penali, pensate, con la reclusione, mi sembra, da 1 a 6 anni. Ci ho fatto anche un video, c'è cioè un video di un avvocato che lo spiega, e con multe da 100.000 a 600.000 euro. Quindi sono molto pesanti le conseguenze, non solo per chi organizza, ma anche per chi partecipa, anche l'ultima ruota del carro di queste cose. Quindi io vi dico, state molto attenti. Sono illegali quelle dove c'è tutti gli investimenti in cui ti dicono, anche se non fai niente, dacci dei soldi e avrai un ritorno. Quelle sono assolutamente illegali. Poi ci sono quelle legali, ma che si basano solamente sul reclutamento, perché non mettono le persone nelle condizioni di fare clienti, quindi non gli danno una formazione adeguata, o soprattutto i loro prodotti sono o ridotti, quindi pochissimi, uno o poco più prodotti a prezzi elevati, tanto che il focus è totalmente sul reclutamento. Io quelle che consiglio io personalmente sono quelle che sono focalizzate sul cliente, dove alle persone gli viene data la possibilità, la formazione di per costruirsi un parco clienti quanto più possibile fedele. Per fare questo, l'azienda e il gruppo devono essere focalizzati a costruire clienti, a mantenere clienti, per fare in modo che anche chi non si costruisce il gruppo ha la possibilità comunque di guadagnare mentre si costruisce il gruppo. Detto questo, tantissime persone che entrano sono sicuramente iniziano, sono un po' allo sbaraglio. L'Italia è ancora un po' molto indietro rispetto ai paesi dove questa professionalità è molto più avanzata. Sto pensando per esempio alla Germania, ma soprattutto agli Stati Uniti d'America, che è il mercato più florido in assoluto. 40 miliardi di fatturato vengono fatti su 180 in totale, vengono fatti negli Stati Uniti. Quindi in Italia c'è tanta strada da fare in termini di professionalità, in termini di educazione a questo tipo di attività, ma la cosa bella è che quando sono ancora in tanti a non essere preparati, a non avere conoscenza, ad essere dilettanti allo sbaraglio, è una grande opportunità per chi invece vuole investire su se stesso, vuole studiare e vuole apprendere sempre di più. L'opportunità è vera e concreta. Io da ottobre del 2012 vivo solamente di questa attività e adesso aiuto tantissime persone a fare altrettanto. Ok? L'opportunità è vera e concreta, è un'opportunità che ti può permettere di cambiare vita. Ovviamente dietro ci sta tanto lavoro, ci sta del tempo investito, ci stanno sacrifici, ci sta pazienza, ci sta studio, ci sta cambiamento della mentalità, ma è veramente un qualcosa che può cambiare la vita e migliora la qualità della vita. Io non conosco tante altre professioni in cui si può lavorare in autonomia, guadagnare quanto l'amministratore delegato di una qualche azienda senza avere rischi, senza avere responsabilità, senza avere dei dipendenti. Quindi è veramente un'opportunità concreta se decidi di farla nel modo giusto. Questa è la mia visione per quello che è la situazione del network marketing in Italia nel 2021 e anche nei prossimi anni. Iscriviti al mio canale per vedere altri video come questo. Sotto al video trovi i miei riferimenti per acquistare il mio libro, per magari anche contattarmi se vuoi sui social, mi fa assolutamente, e seguirmi sui social mi fa assolutamente piacere. Ci vediamo al prossimo video.